che abbiamo un assoluto bisogno, Domenica Pistoia, di avercelo al meglio, compreso il numero 25. Ed ecco anche la schiacciata da highlight. 14 invece Sims, e manca da elencare con il 34 Clyde Vett, altro giocatore con dimensione perimetrale. Intanto solito movimento da parte di Thomas a girarsi. Volta da parte di coach Franche, palla culo in post basso, raddoppio sistematico. Attendevamo la difesa della Dinamo e qui è arrivata schiacciata in contropiede. Dietro la schiena vuole il post di Thomas, ancora il movimento a girarsi, pronti a che adesso prende il centro dell'area, fa tutto benissimo Rashon Thomas. E Thomas ha fatto un tiro di sinistro in controtempo. Stavolta rischia di pasticciare un po' Cooley, ma riapre molto bene per Rashon Thomas la tripla. Sì, è come quando tu hai un barbecue, metti tantissima roba e però non riesci a cuocerla tutta. Sono abituati, poi se sono bravi a far canestro li stringo la mano, ma intanto li metto in difficoltà. Qui è Smith che ha il cuccio cestistico molto elevato. Chiede subito il pallone proprio nell'accoppiamento con Vett, movimento di square up, prova a guadagnare il centro del pitturato, c'è il contatto probabilmente anche falloso secondo gli arbitri. Sarà fondamentale la pazienza nel trovare il miglior tiro possibile. Thomas rischia di perdere l'equilibrio contro la difesa di Sims, ma alla fine trova l'equilibrio per il primo canestro del secondo tempo. Cercando di mettere in difficoltà la Dinamo, che deve cercare di sfruttare i mismatch e di avere pazienza, come dicevamo, a zona anche sulle rimesse. Il taglio di Thomas fatto molto bene. A prendersi il rimbalzo difensivo, corre dall'altra parte, scarica sotto, Polonara dentro per Thomas, alla fine arriva il canestro per la Dinamo. 14 personali, il secondo miglior marcatore di squadra per la formazione olandese. Thomas, step back contro Vett, tutto molto molto bene eseguito, questa è una tipologia di canestro. Altri lunghi che invece magari lo possono fare in maniera migliore. Tanto corre in campo aperto Cooley, spisso per Thomas, qui Leiden si è praticamente fermato, Vett si gira. Assolutamente a testa alta per come hanno giocato il primo tempo, come il coach ha cercato di mettere in difficoltà la Dinamo con la zona matchup. Comunque siano in sette, comunque manchi De Jong, comunque abbiano fatto solo 24 punti nel secondo tempo, va detto che